Buonasera a tutti, io mi limiterò come il Ministro Cancellieri a un saluto e anch'io a un ringraziamento, perché grazie all'Ester Carlino e al suo direttore ormai da 7 anni ci riuniamo per ricordare Marco Biagi. Marco Biagi era un amico, che con Marco Biagi ci accomunava una comune passione che ci faceva sì che ci frequentavamo spesso. E ha ragione il Ministro Cancellieri che il nostro paese è debitore a Marco Biagi per le sue idee. E come ci ricordava prima la dottoressa Gelmini, il suo insistere continuamente sulla necessità di migliorare i processi formativi. La sfida per la produttività del nostro paese si vince soprattutto con la formazione e anche con regole moderne del mercato del lavoro. Erano due, i suoi due elementi su cui batteva sempre Marco Biagi. Io credo che se noi purtroppo su tutti e due questi elementi noi siamo indietro, dobbiamo sforzarsi nei prossimi anni per accelerare soprattutto nella formazione, perché noi abbiamo un mercato scolastico che purtroppo forma dei giovani che hanno un profilo professionale non adatto al mercato. Lo vivo io anche come Ministro del Turismo. Noi abbiamo preparato il piano per lo sviluppo del turismo al 2020 e nel preparare il piano abbiamo cercato di capire quali erano i problemi del turismo in Italia. Abbiamo intervistato centinaia di persone, tour operator, tutti quelli che si interessavano direttamente e indirettamente al turismo. Beh, uno degli elementi che è venuto fuori è che purtroppo in Italia i nostri operatori del turismo non hanno un'adeguata professionalità, e questa è una colpa. Abbiamo qui davanti noi il sottosegretario Ugolini, che ci accomuna questa comune battaglia di cercare di migliorare la produttività. Noi ci diamo da fare per il turismo, ma questo stesso problema si ritrova in tutti i campi, perché poi bisogna che non è vero che il processo formativo poi alla fine sforni ragazzi che abbiano un profilo professionale che il mercato vuole in quel momento, e quel mercato non, e purtroppo ogni regione, ogni settore ha le proprie specificità. Ecco, su questo credo che noi siamo indietro. Io penso e spero che i prossimi governi, andando anche a rileggere gli scritti di Marco Biagi, che forse ci potranno aiutare, potranno poter proseguire su questo cammino. Grazie, e grazie ancora al Carlino per questa bellissima giornata.